Bentornati nel mio canale. Come vedete da queste bellissime immagini, oggi andiamo a preparare delle mascherine di pasta frolla. Ora vi elenco gli ingredienti. Io farò la pasta frolla sia bianca che al cacao. Ora vi elenco gli ingredienti, ma come sempre dopo in descrizione vi lascio tutto scritto. Ci vogliono 500 g di farina bianca, una bustina di lievito, una bustina di vanillina, 2 uova, 200 g di zucchero e 250 g di burro. Ora vi do gli ingredienti per fare la pasta frolla al cacao: 400 g di farina bianca, una bustina di vanillina, una bustina di lievito, 250 g di burro, 2 uova, 100 g di cacao amaro e 200 g di zucchero. Naturalmente, se usate il cacao zuccherato, mettete di meno zucchero. Nel cestello della planetaria metto la farina con la vanillina e il lievito. Aggiungo lo zucchero e vado a mettere le 2 uova. Ho messo anche il burro e adesso vado a lavorare. Questa pasta frolla la potete anche fare nel bimby, viene benissimo. È pronta già la pasta frolla, come vedete, in neanche 5 minuti è pronta. Adesso la lavoro un po' sul piano di lavoro, la metto nella pellicola e la faccio stare in frigo per 30 minuti. Se voi la preparate anche il giorno prima, viene benissimo. Io purtroppo ho avuto pochissimo tempo. Ora vado a lavorare la pasta frolla. È pronta anche quella al cacao. Faccio la stessa cosa, la impasto un po', la passo in pellicola e la metto in frigo. Ora possiamo iniziare a formare le nostre mascherine di pasta frolla. Andiamo a uscire la pasta frolla dal frigo, andiamo a mettere un po' di farina sul piano di lavoro. Togliamo dalla pellicola un altro po' di farina e andiamo a stendere come noi vogliamo. Naturalmente lo spessore lo facciamo noi. Nel frattempo anche prepariamo un tegame con della carta forno. Quando abbiamo finito di stendere, andiamo a prendere la nostra mascherina e iniziamo a fare le forme. Naturalmente, come già vi ho detto prima, possiamo farle anche al cioccolato. Ecco la prima mascherina e la vado a mettere nel tegame con carta forno. Con questi, se volete, con gli occhi possiamo fare anche dei coriandoli. Ora finisco tutte queste e dopo vi faccio vedere quelle al cioccolato.
Ora vi faccio vedere le mascherine a bicolore. Andiamo a stendere di nuovo la pasta frolla bianca. Prendiamo la pasta frolla al cacao, prendiamo un pezzetto e lo iniziamo a mettere un po' su quella bianca. Facciamo dei pezzettini. Potete anche farle tutte al cacao. In questo modo vi aggiungo un altro po' di farina e la vado a stendere. Prendo nuovamente la formina a forma di mascherina e inizio a fare la forma. Vedete che carina. Facciamo così con tutto l'impasto. Mentre facciamo le nostre mascherine, accendiamo il forno a 180 gradi ventilato e quando arriverà a temperatura li andremo a infornare. Il forno è arrivato a temperatura e li vado a infornare a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Le mascherine sono appena uscite dal forno, le facciamo raffreddare completamente e poi dopo le andiamo a decorare come più ci piace. Quando abbiamo finito di preparare le nostre mascherine e si sono ben raffreddate, le possiamo lasciare così con tanto zucchero a velo, gli possiamo mettere della Nutella e chiuderli in questo modo, vengono a due, così, oppure andiamo a sciogliere del cioccolato fondente, potete anche usare quello bianco, e poi li andiamo a decorare con della granella, delle codette colorate, dei cuoricini. Fate voi alla fantasia. Io adesso vado a sciogliere a bagnomaria il cioccolato e dopo vi faccio vedere come le vado a decorare. Come vedete, il cioccolato si è ben sciolto. Mi raccomando, lo lasciamo sempre nel tegame con l'acqua calda in modo che mantiene sempre sciolto. Io ho già iniziato e col cucchiaino ho fatto queste bellissime strisce. Voi naturalmente potete fare come più vi piace. Ora però vi faccio vedere come le vado a decorare. Prendiamo tutte le mascherine e le mettiamo nel vassoio, come ho fatto io, e con il cucchiaino andiamo a fare i disegni che più ci piacciono. Come vedete, io sto facendo il lato della maschera e poi sopra gli vado a mettere o la granella oppure qualsiasi altra cosa.
Le mascherine di pasta frolla sono pronte e le ho decorate tutte. Vi assicuro che questa pasta frolla è veramente meravigliosa. Vedete quante decorazioni ho fatto. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi sul mio canale Cucina insieme a Elvira. Ciao e buon carnevale a tutti!